Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Non sono uno che fa trailer action, l'ho fatto solo per Star Wars, ma ci tenevo a farlo per questo Ghostbuster perché tutto quello che è uscito fino ad ora mi ha puzzato pesantemente di cacca. Oggi è uscito il primo trailer in assoluto, vedremo per la prima volta il nuovo cast femminile all'opera contro i fantasmi e sono stracurioso, quindi voglio far vedere la mia reazione a questa nuova cosa che dal mio punto di vista parte già come un obbrobrio, mi sa tanto di il nuovo Fantastic Four. Quindi faccio partire subito il trailer che è uscito da 5 minuti. Ok. Ho paurissima, vi giuro. Tanta. 30 anni fa. Musichetta vecchia. Quattro scienziati hanno salvato New York. Ma in teoria non dovrebbe essere collegato alla vecchia caserma dei pompieri. Non dovrebbe essere collegato al vecchio film. Quest'estate... un nuovo team e ho paurissima di questo. Ah cazzo, fantasmi è figo però. Ok. Tudu. Minchia, la McCarthy non la posso vedere. Neanche questa. Ah, il design dei fantasmi è veramente figo però. Minchia, sto zaino protonico è bruttissimo. No. Questo sarà Electro 1. Non è malvagissima, però loro sono inguardabili. Ma sta scena non è male con tutti i fantasmi gay. Cos'è sta roba dei pugni? Chris Hemsworth mezzo... Minchia, ti giuro, lei la prenderei a sberle da mattina a sera. Godo. Allora, sinceramente non so cosa dire. Alcune cose mi sono piaciute, lo ammetto. Il design dei fantasmi, quella scena a Times Square con tutti i fantasmi non era male. Anche i colori, la fotografia mi ricorda molto Amazing Spider-Man 2, che da quel punto di vista mi è piaciuto tanto. Però tutto il resto... ammetto che pensavo molto 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 peggio. Però no, cioè... non mi ha convinto assolutamente per niente e non penso in questo attuale momento che l'andrò neanche a vedere al cinema perché mi sa ancora troppo di stronzata. Cioè, mi sembra più una parodia di Ghostbuster che Ghostbuster. Cioè, boh, non lo so. So che molti diranno, ma hai visto solo il trailer, bla bla bla. Oh, ragazzi, a me non ha convinto, quindi non so cosa dirvi. Quindi, boh, che altro dire, lo zaino protonico fa schifo, non mi piace per niente, più che altro voglio vedere come me lo spiegano, visto che l'altro era un mini acceleratore nucleare, praticamente. Chris Hemsworth bocciato, cioè quel 3 secondi che ho visto volevo prenderlo a sberle, Melissa McCarthy assolutamente insopportabile, non la reggo, spero che muoia dopo 2 minuti di film. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer con un commentino qui sotto, lasciate un mi piace al video, condividete come al solito su Facebook, Twitter e su YouPorn e noi ci vediamo al prossimo video.